Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video del canale Musica e Cultura. Oggi, nel secondo video della serie sul Sistema Solare, voglio parlarvi della stella del nostro sistema, appunto il Sole. Partiamo dal tipo di classificazione generale del Sole. Il Sole è una stella nana, una nana gialla, ed è una stella, diciamo, nella fase media della sua vita, in una fase di equilibrio. Questo perché la forza di espansione nel gas, quindi la forza che spinge il gas ad espandersi nell'universo, è controbilanciata con la forza gravitazionale esterna. Quindi il Sole è in fase di equilibrio e la fusione nucleare avviene in maniera regolare, quindi dall'idrogeno all'elio. Appunto, la parte centrale di una stella è la fusione nucleare, quella particolare reazione che avviene nel nucleo del Sole, che unisce due atomi di idrogeno in un atomo di elio. Sommando però le masse di due atomi di idrogeno, si raggiunge una massa superiore a quella di un atomo di elio. La piccola parte di massa che sparisce, diciamo, si trasforma in enormi quantità di energia e calore. Proprio secondo la celebre equazione di Einstein, è energia uguale a massa per costante della velocità della luce al quadrato. Quindi se viene fatta, diciamo, sparire una piccola quantità di materia, creerà enormi quantità di energia. Tornando al Sole, il Sole lo possiamo dividere in diverse zone in base alle reazioni che avvengono. La zona centrale è il nucleo, dove a causa dell'elevatissima temperatura di 5 milioni di gradi e della pressione di 500 miliardi di atmosfere, avviene la fusione nucleare che appunto crea tutta l'energia del Sole. Innanzitutto troviamo la cromosfera, che è lo stato, diciamo, da dove inizia a sprigionarsi la luce, quindi i fotoni provenienti dal Sole. Oltre alla cromosfera, la zona radiativa, la zona da cui si diramano appunto le radiazioni stesse, il calore, le radiazioni UV che giungono a noi sulla Terra, e in seguito alla zona convettiva, dove avvengono appunto i moti convettivi, quei moti che permettono al gas caldo, quindi al gas già fuso, di salire, e al gas freddo invece di scendere perché è più pesante. E grazie ai moti convettivi e alla zona convettiva che può avvenire la fusione nucleare del Sole. Infine troviamo l'atmosfera, la zona più esterna, da dove si sprigionano la luce e il calore, e la corona solare, che è un insieme di gas, di particelle, che si trova intorno al Sole, ed è l'unica parte del Sole che si può vedere durante un'eclissi. Quindi il Sole è una stella relativamente piccola, ma nel Sistema Solare ha una valenza importantissima. Infatti, non solo costituisce la maggior parte della massa del sistema, ma è anche grazie al Sole per cui è possibile la vita sulla Terra e per cui siamo anche protetti, diciamo, dall'influsso di comete esterne. Questo perché la forza gravitazionale del Sole è talmente potente da estendersi fino all'incirca un anno luce di distanza in tutta l'eliosfera. Attraverso questa distanza, quindi, la forza gravitazionale del Sole non permette alle comete extrasolari, quindi oltre il sistema solare, di entrare nel nostro sistema solare, tranne in rarissimi casi. Ed è proprio anche grazie al Sole che il nostro sistema solare esiste, perché la forza gravitazionale del Sole a regolare tutte le orbite dei pianeti secondo le leggi di Keplero.